In questo ultimo giorno di aprile, vigilia dell'entrata nel mese di maggio, che in genere noi dedichiamo a Maria e che quest'anno dedicheremo in una maniera particolare, ma non vi svelo nulla, bene, voglio ancora una volta brevemente soffermarmi, già come ho fatto ieri, su Francesco d'Assisi, sulla preghiera di Francesco. Un uomo, come abbiamo detto, più che pregava, un uomo fattosi preghiera. Ieri abbiamo accennato come Francesco, dopo l'incontro con il crocifisso di San Damiano nell'autunno del 1205, a circa 23 anni, Francesco cambia nel cuore. Francesco si lascia toccare il cuore da quel Dio che offre tutto se stesso per amore, dalla croce che è nello stesso tempo potenza e fragilità di Dio, perché il nostro Dio è un Dio potente, o meglio onnipotente, ma anche un Dio fragile, perché si fa uomo, perché ama con cuore d'uomo, perché condivide tutto per amore. E che cosa può capitare quando si contempla, quando si pensa alla croce? Vedete, non solo la storia dei santi, ma anche tante persone, soprattutto tanti ammalati. A me è successo quando sono andato a visitare alcuni ammalati nelle case loro, di famiglia, oppure negli ospedali, oppure nelle case di riposo. Beh, molti, mi ricordo una volta in una casa di riposo, non c'era un crocifisso e questa donna mi diceva, era seduta su una carrozzella, io voglio un crocifisso, mi manca la croce. In nome di un concetto errato di laicità, non hanno mai consentito di mettere un crocifisso nella camera di questa donna. Ma poi lei lo ha tenuto con sé. In Francesco la contemplazione della croce gli ha provocato qualcosa di eccezionale, di straordinario. Ma sentite che cosa ci racconta sempre a proposito di questo grido del crocifisso di San Damiano che ferisce il cuore di Francesco. Di questo grido del crocifisso di San Damiano che tocca il cuore di Francesco d'Assisi e che lo rivoluziona. Tommaso da Celano ci riferisce. Da quel momento, cioè dal momento in cui Francesco d'Assisi ha contemplato il crocifisso di San Damiano, vedendo in lui la potenza di Dio e la fragilità di Dio, dice Tommaso da Celano, da quel momento si fissò nella sua anima la compassione del crocifisso e le venerate stimmate gli si impressero profondamente nel cuore. Ma che cosa stupenda! Chissà quante volte ho letto questo testo, ma mai mi sono soffermato sul fatto che Francesco ha provato compassione del crocifisso. Questa è la preghiera, provare compassione di un Dio potente, onnipotente e fragile che muore per me, ma anche per te. Noi ci vediamo domani. Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.